Buongiorno a tutti, mi chiamo Raggi Simone, sono responsabile vendite di Systemtech. Oggi sono qui per presentarvi questa categoria di prodotti denominata videoproiettori. I videoproiettori venivano utilizzati fino a qualche anno fa quasi esclusivamente in ambito aziendale, per presentazioni multimediali o riunioni. Oggi il mercato sta cambiando grazie anche alla notevole riduzione dei costi che c'è stata su questo tipo di prodotti. Molti utenti lo utilizzano anche in ambito home theater o in sostituzione della televisione. Come potete vedere, il videoproiettore è dotato di una lampada di proiezione, la quale permette di proiettare l'immagine proveniente dalla sorgente video su una parete o su un telo di proiezione appositamente studiato per questo tipo di funzionalità. Il videoproiettore è dotato quindi nella parte posteriore di ingressi video come ingresso VGA proveniente da un eventuale PC, da un ingresso composito proveniente da un'eventuale videocamera, o da un ingresso digitale HDMI proveniente dal decoder Sky o comunque da un videoregistratore o Blu-ray. Perché acquistare un videoproiettore al posto di un televisore? Questo prodotto presenta alcuni vantaggi rispetto al classico TV. Possiamo dire che il principale è la dimensione della proiezione che si riesce a ottenere con un prodotto di questo tipo. Con un videoproiettore mediamente si ottiene una proiezione intorno ai 250 pollici in 16 noni, dimensione capiamo abbastanza improponibile per un televisore classico. Inoltre l'impatto emozionale che si ottiene con la qualità dell'immagine proiettata da un videoproiettore è molto simile a quella del cinema. E quindi per gli appassionati di home theater, in generale per chi volesse realizzare un impianto di casa di un certo livello, è senz'altro consigliabile l'utilizzo di questo prodotto. È chiaro che ci sono anche degli aspetti negativi, possiamo citare la manutenzione. Infatti, il videoproiettore è dotato di questa lampada di proiezione, la quale ha una durata media di 5.000 ore di proiezione, che equivalgono grosso modo a 5 anni di 5-6 anni di attività continuativa. La sostituzione della lampada è molto agevole, quindi la può effettuare direttamente l'utente. Il problema è il costo, si parla di 150-180 euro mediamente per i videoproiettori di fascia medio-bassa, per andare ai 200-250 euro per i videoproiettori più professionali. I costi generali del prodotto, comunque dicevo prima, si sono ridimensionati notevolmente e permettono quindi a molti utenti, anche con un budget ristretto, di acquistare il prodotto e utilizzarlo in sostituzione della televisione di casa. Con questo è tutto, vi saluto e vi rimando alla prossima presentazione. Grazie a tutti per l'attenzione.